Matteo 24. Matteo 24 è il racconto che Gesù fa a proposito sempre di una domanda che gli hanno fatto i discepoli: quando accadranno tutte queste cose? Guardava il tempio, non rimarrà pietra su pietra e tante altre cose. Matteo 24. E la domanda è: Gesù si stava riferendo a qualcosa che riguardava solo i discepoli o era qualcosa che sarebbe accaduta nel futuro? Gesù stava parlando solo ai discepoli, stava parlando del tempio distrutto che loro dovevano o stava parlando anche degli ultimi tempi? Yes. Sì. Matteo 24 is the part of è parte di quello che chiamiamo del discorso degli ulivi, del monte degli ulivi. Gesù si trova al cima di questo monte degli ulivi e lui è stato avvicinato dai discepoli. Loro volevano sapere i segni e poi lui disse la seguente cosa. La sua risposta è divisa in tre parti. La prima parte sta parlando a loro come giudei e come parte della nazione di Israele. Volete sapere cosa accadrà ad Israele? Allora ve lo dirò. Attraverserete una tribolazione perché arriverà l'anticristo e quando lui cambierà la sua faccia e loro devono pregare che non accada di sabato e devono pregare che non accada di inverno, perché dice correte. Poi si è fermato e qua, parlando dei giudei, sta usando un termine che è stato usato nell'Antico Testamento e parla degli eletti. Electos è un termine che io riesco a trovare dozzine di volte nell'Antico Testamento. Per questo alcuni cristiani che credono nella Bibbia pensano: ah, parla degli eletti, deve essere che sta parlando di noi. No, se sta parlando di noi, allora perché le persone a Catania, perché avremo bisogno di pregare che non accada di sabato o d'inverno o Giudea o Samaria, all of that. O la Giudea, la Samaria, non è per te. But then he comes to verse, ma poi arriva al versetto 32, all the way to 34, fino al 34. And now he's talking to the disciples, e ora sta parlando ai discepoli about a specific riguardo generation, una generazione specifica that will be different than all other generations, che sarà diversa a qualunque altra generazione. And that's what you started, e questo è quello che e così abbiamo iniziato il programma oggi. E lui ha fermato la descrizione degli orrori del mondo e disse: imparate questa parabola dal fico. Osea il profeta, Geremia, così tanti altri sempre si sono riferiti a Israele come il fico di Dio. E poi dice, sta dicendo: non sto parlando del fico, dell'albero, è una parabola. Quando Gesù dice è una parabola, è una parabola. Ok, quindi non sta parlando quindi dell'albero del fico, sta parlando di qualcosa che è rappresentato dal fico. E poi dice: quando guardi a quello e vedi che sta ritornando in vita, voglio che sappiate che ci siamo. È il segno più importante della fine. E quella generazione che vedrà questo accadere è la generazione che non passerà. Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. E poi continua per descrivere come saranno gli ultimi giorni, la fine, anche per i credenti. E parlerà dei giorni di Noè. Oggi.
quali sono i giorni di Noè? I giorni di Noè sono quando noi sappiamo che sta per arrivare la calamità, ma il mondo, no, sono ciechi e stanno ridendo di noi. Pensate come ridevano di Noè. Noè stava costruendo e loro lo stavano guardando. Ma sei pazzo? Che cos'è tutto questo? Voglio che sappiate, siate occupati costruendo l'arca della vostra vita, perché questo diluvio farà sì che noi andiamo via e il mondo sarà giudicato. E il rapimento viene descritto qui. Dice: due persone saranno lavorando nei campi, uno è portato via, l'altro no. Due donne nel granaio, una è portata via, l'altra no. Senza nessuna preparazione saremo via da qua. Non avremmo una riunione di chiesa preparandoci per il rapimento. Vieni in chiesa, porta una valigetta e saluta la tua famiglia. Devi essere pronto in qualunque momento. Wow. Yes. Sì, è pazzesco. È pazzesco perché i giorni di Noè significa uno sarà in un, due saranno in un campo, due saranno in un letto, due, cioè sta descrivendo un giorno normale, ragazzi. Sta descrivendo un giorno qualunque, un giorno in cui uno sta mangiando la pizza, l'altro sta picchiando qualcuno al semaforo, in un giorno normale. Quindi sta parlando non che c'è qualcosa di eclatante che sveglia, perché quello accadrà dopo proprio quell'evento, il rapimento. E questo è quello che bisogna puntare. Smettiamola di forzare la parola di Dio, smettiamola di aggiungere ciò che è così semplice. E se Gesù fa l'esempio del matrimonio ebraico, e ne abbiamo parlato anche qui a Missione Paradiso, è qualcosa di bello, qualcosa di importante anche per il padre dello sposo che ama la sposa di suo figlio. E per questo solo il padre sa il giorno e l'ora, perché quando vede che è tutto pronto autorizza il figlio a prendersi la sposa. Amen. Yeah, I agree with you. E sono d'accordo con te. And it's so important. Ed è così importante per noi che non facciamo lo sforzo di amare il mondo ed essere come il mondo. Sapete quanto noi spendiamo in soldi, tempo e in sforzo per essere accettati dal mondo? Vogliamo che il mondo ci ami. Facciamo così tanto quando in realtà Gesù ha detto: se sei un vero credente, il mondo mai ti amerà. E se tu stai desiderando che il mondo ti ami, allora c'è solo una conclusione: o non conosci la parola o non stai vivendo la parola. È così importante che questa sera tu stai davanti allo specchio e ti chiedi: per chi sto vivendo? È il tempo che ho a disposizione. Perché cosa lo sto impiegando? La Bibbia ci dice di redimere il tempo.